Un convegno sull'alimentazione, perché la prevenzione è la prima tappa per la buona salute. Sì, io sono una normalissima cittadina, mi sono avvicinata a questi signori con una conoscenza che ho avuto e con la mia voglia di voler capire, di voler sapere, di informarmi, perché comunque per un'esperienza personale ho capito che l'alimentazione è alla base della prevenzione e anche si può guarire con un'alimentazione sana dalle malattie, si può guarire dal cancro, si può guarire da tante malattie che ci circondano in questo momento. Quindi io premetto questa cosa, che ho voluto questa cosa, organizzare questo evento perché ci sono questi medici, questi esperti che come me hanno questa finalità, informare la gente sul fatto che facendo una vita sana e un'alimentazione sana, appropriata, si può star bene, si può vivere bene, si può anche evitare che le malattie del secolo ci possano distruggere. Io per un'esperienza personale, ripeto, mi sono avvicinata a questo tipo di mentalità. Non sono un estremista, assolutamente, però mi piace informare la gente perché comunque adesso io penso, se avessi saputo tanto tempo fa quello che so adesso, sicuramente tante cose sarebbero andate diversamente. Quindi è un bene perché le cose belle bisogna condividerle, bisogna informare la gente che si può vivere meglio. È nata in me, insomma, negli ultimi anni una certa missione per divulgare alla gente perché con molta facilità si stanno ammalando. Lavorando in ospedale, insomma, vedo gente morire ogni giorno perché, insomma, oggi ci troviamo in mezzo a due grosse multinazionali, un pochettino le industrie, no? Alimentari che propinano un sacco di cibo che non è proprio quello che ci hanno lasciato in eredità i nostri nonni. E quindi sensibilizzare le persone ad avere uno stile di vita più sano sicuramente porterà tanto da tanto benessere. E come si fa ad avere uno stile di vita più sano? Quali sono i consigli? C'era un vecchio detto che diceva, insomma, la mattina mangia da re, no? Fai colazione da re, a pranzo da principe e la sera da povero. Oggi si mangia sempre da re e tanti pasti abbondanti e non molto genuini. Quindi privilegiare molta, molta frutta, se biologica è meglio, tanta verdura e stare un pochino lontano più delle proteine di origine animale. Quali sono proprio gli elementi specifici del mattino, del mezzogiorno e della sera? Beh, intanto io consiglierei di appena alzarsi di bere 2 o 3 bicchieri di acqua, se è alcalina ionizzata è meglio, ma questo lo affronteremo dopo. E poi, insomma, mangiare 3 o 4 tipologie di frutta di stagione, naturalmente. Però non togliendo il solito caffè, che comunque dal punto di vista psichico ci fa sicuramente bene. Questa è la colazione che faccio io, soprattutto tanta ma tanta frutta. E poi durante il corso della giornata bere molto, perché l'acqua serve per lavare il sangue, per depurare i reni e per darci tanta ma tanta energia. Ho colto l'invito in questa conferenza che tratta proprio del rapporto fra alimentazione e salute, occupandomi di stress e salute. Quindi io mi occupo di curare tutte le malattie stress correlate e naturalmente quelle psicosomatiche. Per cui il rapporto fra alimentazione e stress è un rapporto molto stretto, perché alla fine noi scegliamo di acquistare alcuni alimenti rispetto ad altri in funzione appunto di istinti o di bisogni. E questo è un momento in cui noi siamo molto attratti o dal dolce o dal salato. Abbiamo perso un po' quella saggezza popolare che andava verso l'equilibrio. Quindi il mio compito è cercare di testimoniare quanto ognuno debba accorgersi di quanto è condizionato nei propri acquisti e tornare a quella vecchia saggezza per la quale è importante conoscere se stessi, riuscire ad investire un po' d'attenzione sul proprio talento, crearsi un po' di spazio diventando bravi in qualcosa, e questa attenzione verso se stessi ti dà quel minimo di spazio che permette proprio di fare degli acquisti più in linea con la salute.